Il mese di luglio è stato un mese di respiro per il mondo cripto, un mese di respiro anche per le criptovalute del mondo della DeFi. Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video. Andiamo a fare il punto della situazione su quelle che sono le criptovalute che lo scorso mese abbiamo indicato come quelle con il miglior trend da cavalcare, ovviamente sempre di breve periodo, perché settore cripto, come ben sapete ragazzi, in questa fase di bear market è meglio utilizzarlo con la strategia di trading piuttosto che holding, per non trovarsi, diciamo, poi con delle minusvalenze, diciamo, importanti. Ma abbiamo visto lo scorso mese quelle che erano delle criptovalute interessanti che vi ho indicato, ragazzi, e che hanno performato anche benino, alcune di queste molto bene. Le andremo a rivedere oggi, vediamo se in effetti anche per il mese di agosto lo spazio di azione e la continuità del trend al rialzo potrebbero essere interessanti, quindi ancora una volta da starci ancora sopra per un po' di tempo. Tra le altre cose però vi svelo già che nella seconda parte del video, ragazzi, vi faccio vedere un po' un puntino negativo teoricamente, o una cosa su cui riflettere, che riguarda l'analisi ciclica proprio delle criptovalute in questione contro Bitcoin. Un po' è come se alcuni puntini si andassero ad unire, e dobbiamo tenerne conto di queste cose, ragazzi, perché se effettivamente questi disegni si vanno poi ad unire insieme a formare il grande disegno, quello che il mercato ci svelerà man mano che passerà il tempo, queste cose cambieranno molto il nostro approccio nei prossimi mesi da un punto di vista sia di trading ma anche un po' di investing per qualche mesetto barra forse un anno. Bene, prima di andare avanti, ragazzi, vi chiedo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, lasciatemi i pollicioni perché mi date una mano con l'algoritmo YouTube, e poi vi ringrazio sempre per ovviamente l'affetto che dimostrate, perché praticamente i coupon dei corsi sono quasi terminati, ragazzi. Ho dato 10 coupon con un 10% di sconto 2 giorni fa, ne sono rimasti 2, ragazzi, ne sono rimasti 2 per l'iscrizione al corso Basic It's Trading Time 2.0 e con annessa Academy trimestrale inclusa, ragazzi. Restano questi 2 coupon, vi lascio ancora una volta il link in descrizione se volete utilizzarlo. Per chi di voi si vuole formare, vuole dedicare i prossimi mesi dell'estate a fare un corso di trading che vi spiega come improntare il vostro mindset in maniera giusta e come approcciare in maniera corretta ai mercati, da lì in poi, ragazzi, tutta passione, tutta una strada in discesa di formazione, ma comunque con i giusti approcci, almeno quello che è il mio approccio ai mercati, che poi a volte dire giusto o sbagliato in queste cose non è propriamente corretta. Allora vi lascio tutto quello che è la pagina di vi studiate, insomma, i programmi, quello che verrà trattato in questi corsi, ci sono le recensioni, tutto quello che è stato fatto in questi anni, il coupon 2 ultimi rimasti, ragazzi, quindi chi vuole approfittare di questa opera offerta, poi ne faremo altre magari, ma ci vorrà fine anno probabilmente. Va bene, allora andiamo a vedere quelle che sono le criptovalute in questione che avevamo guardato la scorsa settimana e come stanno performando, ragazzi. Allora, tutte queste cripto sono in spolvero ed è interessante andarle a vedere, ragazzi. Tutte queste criptovalute che ho messo qui sono state menzionate nello scorso mese e sono state alcune citate come delle criptovalute che erano molto interessanti, sulle quali io mi stavo molto basando anche per alcuni investimenti di breve periodo, quindi trading di breve periodo. In particolar modo la mia preferita era ENS, ragazzi, che stava facendo la famosa inversione a coppa, quindi a tazza, che vi avevo fatto vedere, che era esattamente questa. Allora, il trend è continuato anche di ENS, è stato interessante. Attenzione che la mia preferita non è da un punto di vista né di progetto né di analisi di altro tipo, fondamentale, tokenomics o altro, ma semplicemente era a livello grafico, quindi specifico che l'ho indicata così. Mentre poi abbiamo parlato anche di quelle che avevano il trend migliori, come Uni per esempio, che ha fatto numeri secondo me molto importanti, e soprattutto ha delineato un trend di breve periodo estremamente interessante, pulito, lineare. Vi lascio il link in descrizione comunque
anzi sopra la mia testa dei video precedenti, ragazzi, così potete andare a riguardare i video dove parlavamo di queste cripto. Se non che, ragazzi, tutte queste criptovalute hanno performato più o meno bene. Alcune in barra di congestione, come StoreJ, che non ha dato i numeri che ci aspettavamo, invece Arwave decente, insomma, ma non il top. ENS invece ha continuato con un trend molto buono, soprattutto sta facendo un nuovo massimo nella giornata di oggi. Vediamo se riesce a sfondare. Vi ricordo che il livello di resistenza vera di questa criptovaluta è molto alto ed è qui in questo momento, quindi non è ancora entrata in un trend completamente diverso dal precedente, quindi questa fase al momento resta semplicemente un rimbalzo di questa criptovaluta. Questo è interessante perché secondo me il trend proprio su ENS di un certo tipo ancora noi non lo abbiamo visto, ragazzi, e quindi questo trend eventualmente si potrebbe andare a verificare solo ed esclusivamente laddove i mercati cripto escono dal bear market. Secondo me è così, quindi fin tanto che i mercati cripto restano nel bear market, secondo me queste cripto faranno solo dei rimbalzi per una determinata fase. Theta invece non ha performato in nessun modo, è rimasta in barra di congestione. TRB ha fatto un bellissimo trend, soprattutto con il rialzo molto rilevante del 40% di 4 giorni fa. Anche questa faceva parte delle criptovalute che avevamo indicato a inizio mese di luglio, che sono state veramente interessanti. Matic sì e no, ombre e luci, ha performato molto bene nella parte iniziale, poi si è fermato sotto il livello di resistenza che vi avevo indicato alla perfezione. Anche qui, ragazzi, veramente dipinta la nostra analisi del mese scorso. QNT, un'altra delle mie cripto preferite in base al progetto e all'idea del progetto, ma non in base ai dati di natura fondamentale, perché per esempio la capitalizzazione secondo me è molto alta per questo tipo di progetto, quindi progetto interessante, ma capitalizzazione un po' troppo alta, quindi magari possibilità di fare grandi up sì e no, quindi diciamo, però insomma l'avevamo indicata anche questa, ragazzi. Ethereum che si scontra contro il suo livello di resistenza a 1740, non riesce a sfondarlo, è il minimo da cui è partito il ciclo annuale di Ethereum ribassista, ciclo annuale che è finito o qui o deve finire, ma in ogni caso è sempre ribassista perché ha rotto il minimo di partenza, quindi questo è un pullback bello e buono, ragazzi. Teoricamente, giusto per essere precisi e onesti, per chi ha studiato analisi tecnica, analisi classica e analisi tecnica classica, questo livello è uno short, ragazzi. Qui è proprio uno short selling da manuale per quanto riguarda l'analisi tecnica classica di Ethereum. Teoricamente, se noi applicassimo quella che è l'analisi tecnica classica sul pullback del precedente livello di minimo, che era del ciclo annuale, qui si va in short selling al minimo segnale ribassista. Qualcuno di voi potrebbe anche provare a fare questa cosa, non sono consigli finanziari, però se siete manettoni e siete molto formati nel trading, avete studiato, ragazzi, avete fatto le vostre i vostri approfondimenti, forse un'eventuale inversione di questo trend di Ethereum, avvenuta l'inversione, non contro trend, perché questo è un trend al momento al rialzo, ma se dovesse in effetti invertire il trend di Ethereum, potremmo tentare di andare in short. Perché, ragazzi? Perché teoricamente questo minimo non dovrebbe reggere e a quel punto dovremmo andare sotto. Per la teoria della continuità del trend, infatti, qualora questo livello è un vero pullback, Ethereum indicherebbe poi una strada down. Ovviamente tutte le cripto seguiranno a ruota qualora avvenisse una cosa del genere. È ancora un po' la spada di Damocle che c'è sulle criptovalute, ragazzi, proprio perché questo rialzo è vero, è stato molto bello, probabilmente inizio di un nuovo ciclo da un centinaio di giorni, un trimestrale lungo, ma non ha ancora cambiato i connotati del bear market, quindi di questo insomma ne possiamo poi parlare in un successivo video. Abbiamo poi Aave, anche Aave ha performato bene ma non benissimo, ragazzi, io la preferisco, ma vi avevo già detto che Aave non era tra le mie preferite. Insomma, il trend è bello però non il top. Uni, una delle mie preferite, vi ho detto prima come tipologia di trend invece, e anche nel settore, perché il DEX di per sé, ragazzi, sono quelle
cripto che mi interessano moltissimo in una prospettiva futura, quindi i DEX, il Web3 e le criptovalute legate alla Play to Earn e alla questione del gaming, perché secondo me sono molto interessanti. Tra le altre cose, una di queste le avevamo già aggiunte ed era proprio Ape. Ape ha avuto la notizia di Gucci che dà la possibilità a tutti i suoi consumatori di poter acquistare quelle che sono le insomma i suoi capi firmati proprio utilizzando Ape come cripto e BitPay come gateway di pagamento. È interessante una cosa del genere, ragazzi, perché anche Ape aveva un trend veramente delineato. Poi su Ape in particolar modo sono anche posizionato proprio di breve periodo di trading insieme ad Ence ed altre, quindi alcune di queste le ho proprio anche io, ragazzi. Anche Near ha fatto benino, però vedete, dal 19 di luglio è rimasta in barra di congestione. Queste che sono in barra di congestione saranno le prime a volare via dal mio portafoglio, già in trading stop impostato, ragazzi. Quindi qualora dovesse avvenire qualche giornata di ribasso, vengono eliminate tutte queste criptovalute. SNX, stessa identica cosa, sta performando benino, però ha incontrato il suo livello di resistenza abbastanza importante. È probabile che questa fascia di resistenza duri, ragazzi, su SNX. Certo, se dovesse rompere questo livello potrebbe infilarsi in questo canale tra 5 e 7, che comunque dà molto spazio ai trader di agire, perché c'è molto margine, ragazzi. Quindi basta fare due trade lì, vi portate a casa il rendimento di un anno con due operazioni. Quindi questo è veramente interessante. Andiamo poi a vedere invece LDO Lido, che non l'abbiamo citata, ragazzi, nei video precedenti, semplicemente perché mi è sfuggita. Ve lo dico francamente, io non l'ho guardata così, insomma, per casualità. Ha fatto un trend da paura e me l'avevate anche consigliata in alcune live che avevamo fatto, 485% dai minimi, ritorna, diciamo, in grande spolvero. Vi faccio vedere, tra le altre cose, una tabella che avevo trovato anche mi hanno condiviso, diciamo, in Academy alcuni iscritti proprio nel settore della DeFi, dove LDO, vedete, a luglio è stata la top, quindi 400% quasi. Poi Yarn Finance, CRV, Aave, Uniswap, SNX, Cake, che recupera qualcosina, non tantissimo rispetto alle perdite precedenti. Vi ricordo che anche su Cake è attivo uno dei miei esperimenti proprio per lo staking di Cake messo su Pancake, per vedere se anche in un bear market, utilizzando in maniera oculata alcuni ingressi specifici fatti con delle DCA e messe poi in stake, la possibilità di recupero di un bear market o di tenuta di una cripto come Cake all'interno di un bear market possa essere funzionale. Allora, ho fatto un esperimento, sì. Finisce maggio del prossimo anno, quindi poi lo andremo a vedere, però è interessante andare a vedere anche queste strutture, perché poi vi faccio un video di recap del risultato di questi tipi di strategie. MKR, Comp e UMA, che ha performato sottotono rispetto alle altre. Sicuramente il cluster migliore è quella di Yarn Finance, CRV, Uniswap e Aave, che hanno performato discretamente, anche SNX, che comunque stiamo sul 60%, le altre sono più o meno nella media, ragazzi. Però Lido, sicuramente LDO è insomma il top del top. Probabilmente c'è di mezzo la questione merge di Ethereum, il fatto che lo liquid staking diventerà, secondo me, un punto molto importante quando e se Ethereum farà questo merge in maniera definitiva, passerà alla proof of stake. Quindi in quel caso, secondo me, come tipologia di servizio si imporrà proprio il liquid staking. Quindi secondo me ci sono delle manovre di natura fondamentale dietro LDO, e questo rialzo probabilmente deriva proprio dalla questione legata alla merge di Ethereum. Allora, queste sono tutte le criptovalute che abbiamo visto nei giorni scorsi e sono tutte in positivo, ma come promesso adesso vi faccio vedere due grafici, ragazzi, che indicano un rapporto fra queste criptovalute, alcune di queste, prendiamo sempre Uniswap, e Bitcoin. Perché? Ragazzi, perché? Perché la questione legata al fatto se questo trend rialzista di queste cripto può continuare o meno dipende anche dai dati di natura macroeconomica e dalla struttura macroeconomica dell'intero mercato cripto. La dominance di Bitcoin, che fa da padrona in questo determinato contesto,
indica intanto una fase, vedete, di ribasso notevole, molto più importante di quella che mi attendevo, ragazzi, perché a gennaio 2022 è iniziato un nuovo ciclo annuale della dominance, e vedere una dominance che già dopo il primo trimestre in pratica si pianta con un ribasso di questa levatura è molto indicativo del fatto che Bitcoin è sottotono in questo bear market. Sicuramente non sta performando in nessun modo come era da attese. Chiaramente, ragazzi, la dominance aveva anche un livello molto importante di resistenza attorno ai 48%, tant'è vero che l'avevamo anche indicato, ed era un livello che, se per caso viene breccato questo livello in maniera consistente da Bitcoin contro le altre cripto, probabilmente indica l'inizio di una nuova fase di trend come questa. Quindi poi cambierà sicuramente qualcosa nella struttura proprio dei mercati cripto, però ragazzi, siamo andati molto lontano, perché la dominance è discesa pesantemente, segno della debolezza, inutile dirlo, di Bitcoin rispetto a queste news che ci sono su Ethereum e anche le stablecoin stesse, che vanno a formare e a creare questo grafico della dominance. Però ragazzi, se dovesse riprendere una nuova fase della dominance, perché teoricamente questa annuale potrebbe essere positivo, quindi questo significa che nella sua seconda metà dovrebbe andare a fare un nuovo massimo, proprio rompendo questo livello di resistenza. Penso che il tempo sia alle strette, che se un'eventuale fase di ripresa della dominance dovesse avvenire, la dovremmo vedere tra pochissimi giorni, perché già siamo, secondo me, un po' oltre queste strutture. Qualora avvenisse una cosa del genere, mi mostro appunto quelli che sono i grafici che volevo farvi vedere oggi, che sono un po' dei nei, perché alla fine, ragazzi, queste riprese di mercati come Uniswap e altre criptovalute che abbiamo visto sono derivate proprio dall'inizio di nuovi cicli annuali su Bitcoin, sul cambio Bitcoin cripto, ed è, per esempio, vi faccio vedere quello di Uniswap. Uniswap in pratica, ragazzi, chiude un ciclo annuale abbastanza lunghetto contro Bitcoin. È vero che ha chiuso un ciclo annuale rialzista contro Bitcoin da quando è nato questa struttura. Quindi è molto interessante andare a vedere una cosa del genere, però è anche vero che questa fase è un nuovo ciclo annuale. Ora, ragazzi, con un nuovo ciclo annuale di queste criptovalute abbiamo una parte di queste strutture cicliche che sostanzialmente le cripto fanno sempre al rialzo. Quindi, in sostanza, secondo me, fino alla fine dell'anno questo trend potrebbe essere tra alti e bassi, magari con gli swing classici di correzione, potrebbe essere mantenuto in questo modo. Dopodiché bisognerà vedere, e a quel punto, se da qui in poi inizia una fase ribassista, allora, ragazzi, vuol dire che in effetti l'ipotesi di andarci a sposare tutto il 2023 come il vero bear market, e quello che abbiamo visto adesso è solo un assaggino, è molto rilevante. Quindi questa cosa la prenderemo in considerazione. Valuteremo anche questi grafici che, come state vedendo, sono molto indicativi. La stessa cosa è se andiamo a vedere, per esempio, altre criptovalute che hanno iniziato sempre dei cicli annuali con Bitcoin e che erano nelle top del mese di luglio, per esempio la stessa Aave, ragazzi, che potrebbe aver chiuso qui proprio la sua struttura, o CRB, che per esempio Curve, che vedete ha creato anche lei questo ciclo annuale su Bitcoin da 539 giorni. Attenzione, perché un breakout dei massimi del precedente ciclo annuale di Bitcoin sancisce una bull run pesantissima di questa cripto. Quindi ovviamente non è tradabile, giusto per farvi capire, non vi sto dicendo che si può tradare un breakout di questo tipo, perché sarebbe una distanza enorme, ragazzi, quindi ci perderemmo un sacco di profitto, vedete, 140% di distanza, quindi assolutamente no per trading, ma solo per conferme, indicazioni dello stato di salute di questo, diciamo, di dove stiamo andando nella fase bear market, sì ancora, bear market no, sui mercati. Allora, queste due cripto sono molto indicative, e qui sti rialzi che abbiamo visto nelle scorse settimane e nel mese di luglio
relative anche alle coin del mondo della DeFi vengono fuori proprio dalla famosa Summer 2020, quindi è un nuovo ciclo annuale, ragazzi, perché poi alla fine la DeFi in effetti d'estate ha sempre performato bene, perché c'era stata la famosa DeFi Summer, non so se vi ricordate, qualche annetto fa. Perciò il problema è, spostiamo tutto ai prossimi mesi per capire se effettivamente sono sostenibili ancora questi trend. È anche il motivo per il quale, ragazzi, io su queste criptovalute sto facendo più trading e non position hold, perché ci sono troppi punti interrogativi. È questo che vi ho fatto vedere, molto significativo. Dominance e questi tipi di grafici che indicano l'inizio di un nuovo ciclo annuale tra cripto e Bitcoin sono indicative del fatto che siamo in una fase di pump giustificata da questa fase, appunto, di nuovo ciclo annuale e di invece discesa della dominance. Ma teoricamente i grafici ci portano a vedere che questa continuità non dovrebbe avere gioco facile. Questo è il discorso. Quindi un po' il dubbio c'è. Seguo il trend, perché trend is my friend, e quindi quelle che ho restano lì. Grafico di riferimento di rapporto cripto Bitcoin per me resta Ethereum BTC, ve lo faccio vedere, e in base anche a quello che cambio tutte quelle che sono le mie strutture di investimento. Ancora è fortemente improntato al trend di breve al rialzo di un mese e mezzo. Attenzione però, ragazzi, perché come da analisi statistica il massimo di Ethereum BTC è qui. Quindi qualora questo swing al rialzo perdesse forza già nelle prossime settimane e il mercato dovesse andare a ritestare questo livello di supporto, la questione è negativa, perché breccato questo livello si entra in trend al ribasso di medio-lungo periodo per Ethereum BTC. A quel punto tutte le cripto secondo me seguono, e tutti i puntini appunto disegneranno il vero volto di questo bear market, ed è quello che ci interessa vedere. Questa è una breve fase ed è giusto tradarla, bisogna stare long, perché se stiamo sbagliando analisi a quel punto poi il mercato ci butta fuori. Invece in questo momento noi siamo sul mercato, però metterci le pezze davanti agli occhi, vedere solo rotte e fiori non è giusto, e nemmeno vedere tutto sbagliato, perché anche quello è sempre negativo. Quindi bisogna aprire la mente, ragionare come stiamo facendo. Fatemi sapere anche voi se siete riusciti a cavalcare quelle top crypto che abbiamo visto nei mesi di luglio, e come è andata la vostra operatività. Noi ci rivediamo la settimana prossima, non so se questa settimana riuscirò a farvi anche un video di break news, perché non ci sono questa weekend e sarò fuori, come dicevo, sarò in ferie, quindi caso mai non dovessi riuscire a fare nessun break news, noi ci vediamo la prossima settimana. Ciao a tutti!